tutti voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo gioco. Allora, questo nuovo video, questo nuovo gioco. Allora, come vedete siamo qui su Town City, diciamo direi di partire subito. Non ho ancora fatto una partita, però comunque ho visto qualche video, tanto basso il volume. Allora. Sì, al momento non mi interessa. E tu? Ok, ci hanno parecchie ricompense. Sì, ho capito. Ah, ok. Diciamo che non partire. Allora, penso che comunque tutti gli edifici hanno bisogno. Quindi te ti posso togliere e di qua aggiungo, tanto finché ce le fanno fare gratis queste cose io approfitterei. Allora, questa cosa vigile il fuoco, direi di piazzarli qua e saliamo pure di livello. Ok, già siamo a livello 3, tra l'altro. Vediamo se mi dà qualcosa. No. Allora, però veramente lento. Cioè, senza spostare le cose. Ok, tanto abbiamo questo. Non c'è una freccia o qualcosa per farlo più velocemente? Ok. Perfetto. Allora, vediamo ora. Ok, tu dai soldi, monete. Allora, vediamo ora. Queste si sono quelle giornaliere. Ok, devo praticamente costruire strutture, da quanto ho capito. Allora, direi di aprire il centro, questo centro qui, tranquillamente. Ok. Tu chi sei? No. Allora, tanto acquistiamo giusto qualche terreno, visto che al momento di soldi ne abbiamo. Ok, perfetto. Ora direi di andare avanti con le costruzioni. Sicuramente costruiremo l'asilo che piazzerò qui. Poi tu cosa vuoi? Ok, quindi praticamente devo aggiornare per andare avanti con delle missioni. Tanto a costare comunque non costano chissà quanto. Ok, mi sa che devo aggiornare l'ultima volta prima di ottenere ricompensa. Appunto, c'è 500 di esperienza, ottimo. Infatti ora saliremo pure di livello. Ok, ci dà un po'
un bel po' di roba. Tu cosa sei? Tanto tu sicuramente entrerai del poco a poco, però un minimo di esperienza. Allora, sì, non l'ho fatto. No, non lo so cosa ho appena costruito, però una cosa che sicuramente posso fare è costruire questo edificio. Ok, tanto ci fa fare parecchia roba. Allora direi di andare avanti. No, queste sono le cose. Ok, qua ci sono altre case. Questa mi sembra carina come casa. Ok. Pure questa sembra più carina rispetto ad altre cose. Allora direi di continuare a costruire un minimo di strade. Ah, pure qui ci sono altri obiettivi. Se riesco a darli a prendere. Ah, sempre tu eri? Ok, andiamo. Ora c'è pure quella del livello 8. No, tu al momento non mi interessa pubblicità. Allora, vediamo. Altri tre edifici per completare la l'obiettivo. Allora, vetreria. No, infatti li volevo spostare, mettere più giù. Penso che al momento non lo posso fare. Però posso costruire un resort? Ah. Ok. Che tra l'altro comunque ci stanno dando veramente tante cose. Questo sta andando veramente tanto. Ok, perfetto. Allora, te abbiamo risolto. Questo sarà da fare più tardi. Direi di andare avanti con qua giusto qualche altra costruzione che al momento non posso fare perché appunto ho praticamente finito i soldi. Allora, ok, quindi ti posso spostare. No, al momento non ho voglia di costruirti. Costa 15.000 e sei sempre un 3x3. Ok, altri obiettivi. 55 di... Ok, ci stiamo. E... Ok, quello era più che altro delle espansioni. Allora, direi di andare avanti. Gelateria sicuro. Che posso fare sulla spiaggia. Perfetto. Tanto non impiega tanto tempo a essere costruito. L'unica, diciamo, la pecca è che ci vuole tempo a fare avanti e indietro in questa zona, cioè nella parte dove costruire degli edifici. Ok. Allora, burgeria sicuro la voglio costruire. Dai, siamo quasi a livello 10. No, questo non lo posso mettere qui. Però la banca sì. Però non c'ho soldi per fare la banca. Quindi vediamo un po' se posso costruire altre cose. Ok, sicuramente tu
mi fornirai altri soldi. Ok. Tu. Ok, questo è quello degli impiegati. Sì, le missioni giornaliere sarebbero queste qui. Dovrò passare perlomeno mezz'ora qui a giocare. Allora, direi sicuramente di andare avanti a costruire, cioè a far salire di livello vari edifici. Tanto, visto che al momento non è che mi costano tanto, anzi direi di passare pure un poco qui dalla vigile del fuoco, che stanno a loro livello 3, casa praticamente livello 8. Ok, livello, anzi livello 9, penso che questo sarà l'ultimo livello. Allora, vediamo. Sinceramente non so quanto mi possa far andare avanti. Infatti, ok, livello 10 completato. Ok, ora portiamo livello 8 anche in vigile del fuoco. E dubito che me li farà portare anche livello 11, perché mi sa che mi sono finiti completamente i soldi. Tu? Ok, sono gli edifici, costruzione. Infatti non mi bastano soldi. Allora direi, se riesco, tanto ok, tu perfetto. Allora, vediamo, quasi a livello 10, eh. Allora, vediamo tanto. Comunque qualche secondo e queste costruzioni sono completate. Ok, per te c'ho abbastanza soldi. Quanto vuoi? Troppo, perché non ho tutti questi soldi. Allora, tanto sicuramente prenderò giusto qualche moneta qua e là, che anche se devo ammettere me ne danno parecchie. Tu, ok, perfetto, 60.000. Tu, 4.500 che ho, quindi sicuramente lo farò salire di livello. Ok, hamburgeria e salire di livello. Ah, perfetto, quindi praticamente stanno cercando personale quasi tutti, e se non aumento gli abitanti non possono appunto darmi le, diciamo, non posso assumere personale, quindi non posso darmi soldi a sufficienza. Allora, direi costruire altro poco, qualche altra strada sostanzialmente, visto che la maggior parte sono 2x2. Ok, tanto quell'edificio è stato costruito. Torno, quanto vuoi salire? Livello 3009? Perfetto, ci vuole quasi un minuto per quello. E qui intanto il porto è stato costruito. Ok, tu cerchi sempre personale, però ok, ma tu hai 5.500 e non ce li ho, quindi devo aspettare semplicemente un secondo che qualcuno mi dia sufficienti soldi per arrivare a 5.500. Infatti, detto fatto, è 5.500.
Allora, 70, ora penso arriveremo a 77 persone praticamente subito. Ok, infatti 77 lavoratori. Ok, questo non, al momento non interessa. Dai, siamo quasi al livello successivo. Allora, sicuramente voi tanti, appunto, erano tanti soldi che avevi chiesto. Allora, vediamo se qua il resort quanto vuole. Ok, giusto 2. Ah no, questo era per le cose casa. Direi tranquillamente di fare gli vari upgrade al momento di quanto me ci vuole tanto. Allora, tanto piano piano soldi li stiamo accumulando, appunto, pure tanti. Allora, direi che si possono costruire un po' di case. Tanto vogliono. Ok. Tanto ripeto, finché ci stanno monete si possono fare. Ah, come si faceva velocemente, io mi ammazzavo. Allora, tanto sicuramente parecchie case le costruirò, quindi diciamo che questa zona qui la vorrei riempire tutta, quindi pure quest'altra parte qui di strada. Perché anche perché sicuramente, comunque ripeto, gli abitanti che servono sono tanti. Allora, tu intanto quanto volevi? 575, sperando che prossimamente le tu neanche tanto. Ok, tanto voi queste due costruzioni chiedono veramente veramente tanto per la costruzione. Tu cosa vuoi? 650.000, però che è comunque tanto, ripeto. Ok, diciamo che un po' di abitanti li sto facendo. Allora, vediamo un poco. Tu 60.000 e ci metti 4 minuti. Tanto siamo saliti di livello. Allora, ora sempre 60.000 chiedi, però per ovvie necessità bisogna farlo. Ok, grattacielo però costa sempre 670.000. Ok, allora ripeto sempre la stessa cosa: finché ci sono soldi io direi di approfittare, al momento direi di approfittare sulle case. Ok, ok, intanto soldi al momento arrivano sempre. Vediamo in quanto, diciamo, quanto tempo riesco comunque a raggiungere le case necessarie. Cioè gli abitanti necessari per non
Ok, perfetto. Ti sembrerebbe che al momento ho raggiunto l'obiettivo, ovvero quello di creare abbastanza abitazioni da permettere di dare lavoro a tutti. Però io qualche altra casa me la voglio costruire. Tanto comunque si possono far salire di livello e quindi un po' di abitanti sempre si guadagnano, però ok, diciamo che al momento sono tutti occupati di costruttore. Allora intanto vediamo cos'è che si può costruire. Banca, sì, ce la dovrei avere a banca qualche parte. Che già mi perde vari edifici. Allora, sono più o meno 20 minuti che stiamo online, cioè per giocare. Ok, intanto andiamo. Ok, la prima casa l'ho costruita. Allora, approfitto a costruire te. Allora, quanto soldi ho? 60.000. Che non mi bastano, a parte l'allevamento di animali. Ok, però l'allevamento per animali ci metterà un'ora e 20. Vediamo quanto vuoi. Ah, giusto due. Allora, sicuramente ora ci saranno tante cose da costruire, più che altro, come ripeto, cioè più altro case. Ok, un po' di esperienza abbiamo fatta e quindi dei soldi. No, tu eri. Ah, ok, arrivare a 250 cittadini, tanto ora ci arriveremo. Ok, mancano veramente veramente pochi cittadini. Ok, abbiamo superato i 250, ora può arrivare a 250 lavoratori. Quindi per raggiungere, sicuramente non andrò a costruire cose troppo costose. Viene un'altra hamburgeria che costruirei qui. Allora, questo è. Sì, perfetto. Allora, mancano sicuramente. L'ultimo cittadino va a lavorare e al momento siamo a posto con le missioni. Allora, siamo a 600.000, perfetto, che era il traguardo che volevo, perché? Per costruire il grattacielo. Non volevi 600, ah, 650.000. Ok, quindi ne mancano 50.000. Però vediamo, scusami tanto, se io ti metto qui, esattamente i soldi che ho più una moneta. Il che ovviamente non è male. Allora, intanto così abbiamo due case che stanno salendo piano piano. Di livello e il grattacielo sostanzialmente. Allora, intanto vediamo quanto manca, siamo a 24 minuti, quindi manca veramente veramente poco per il lavoro, cioè per ottenere
Allora, direi sicuramente di far salire di livello, di un paio di livelli il resorto. Ok, perfetto, come immaginavo. Tanto servono 300 persone e una marea di circa 168-169 persone stanno andando a lavorare, stanno trovando lavoro. Direi sicuramente aggiornare una casa. Allora, vediamo un po' se... Sì, perfetto, quindi posso, ho la possibilità di far salire di livello anche il porto, quindi avere più lavoratori. E sto letteralmente senza soldi, ottimo. Però il portante mobile ne dà parecchi di soldi, comunque... Non sono lui. Allora, pure tu dai dei soldi, ricordavo. Tu per salire vuoi 18, 16.000, 18.000, mi ricordo, 18.000. Allora, vediamo se riesco a salire a livello 13 in poco tempo. Alto 16.000, no, e ci metti veramente tanto. Ok, tu 12.000, però ci metti poco. Tu ci metti ancora tempo, ancora meno tempo, poi ancora di meno. Perfetto. Sì, generalmente vogliono tutti parecchie cose. Allora, vediamo ora questo quanto disposto a dare, cioè quanto vuole per salire livello pure l'altra volta lui. 7.200, ci vogliono 2 minuti, perfetto. Allora, tra poco il grattacielo sarà livellato, cioè sarà... costruito. Allora, l'unica cosa che si può fare al momento è quella di aspettare qualche soldo e che questi ultimi edifici vengano, cioè, danno vengano finiti di costruire. Perfetto. Ti ha dato veramente tanto, 7.500. Ok, per, e non ho tutte monete, queste monete da dare. Tu per salire 230.000, poi tu quanto volevi? 13.000, perfetto, all'incirca. Allora, 1 e 2 sono, ah, ok, quelli sono quelli disponibili rispetto a soldi che ho dato. Ok, biblioteca da quanto vuoi? 15.000. Ok, siamo praticamente quasi a livello 13. Allora, ok, tu a te ci vogliono 15.000. Tu cosa vuoi? Sì, ma ci vogliono sempre 130.000, per che al momento non ho. A meno che non riesco a salire immediatamente di livello. Ok, tu... Da te devo portare a livello 1, cioè ti ho fatto salire di livello. Ok, piano piano arrivano sempre altri soldi. Allora, vediamo in che modo posso sistemare qui le strade. Ok, al momento direi che stanno a posto così.
Allora, però non mi dici quanta esperienza mi manca per salire livello 13. Ok, missione. Direi benissimo di usare due monete per far portarti a livello successivo. Ok. Ok. Allora, di persone ce ne sono veramente tante, quindi ora devo creare tanti posti di lavoro. Quindi, tanto al momento qualche moneta ce l'ho, giusto per far salire tutti questi livello. Ok, tu quanto volevi? 120.000, vuoi troppo. Allora, tu volevi per salire 17.000 e ci stiamo. Ok, penso che per il livello 13 manca veramente, veramente poco. Quindi, letteralmente, penso che giusto qualche... Ecco, infatti, l'ultima esperienza, con pezzi di esperienza. E sono salito di livello. Quindi, ora... direi tranquillamente di mettere qualche edificio a salire di livello, tutto a salirlo 10. Allora, sicuramente, ah ok, perfetto. Direi giusto, ripeto, per sistemare un pochino, cioè sistemare, creare qualche spazio di lavoro. Tanto ripeto che per il momento soldi ne ho, quindi finché ci stanno direi di approfittare. Tanto le sfide giornaliere le ho completate tutte, gli abitanti sono al limite, quindi cioè, ne ho veramente veramente tanti, quindi finché ho la possibilità di creare posti di lavoro, meglio, così ho la possibilità di non solo creare posti di lavoro, ma di guadagnare di più soldi, quindi per costruire altre cose. Ok, tu quanto vuoi? 24.000. Tu volevi 21.600, quindi presto arriveranno, appunto. No, non volevo far salire livello te, bensì te. Allora, direi ragazzi che per questo primo video è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.